Nome? Stefano Monti. Cosa fai, Stefano, per vivere? Sono un programmatore informatico. E sei di Rimini? Sì, dalla nascita. E sei famoso per aver inventato? Ma famoso non direi, però diciamo ho inventato la georeferenziazione delle patologie. Un nome un po' strano, purtroppo uno standard, diciamo la mappatura delle patologie del territorio permette di vedere all'interno di un'area ben definita quali siano le patologie che eccellono in quantità e numero e incidenza. All'atto pratico l'applicativo consente di distribuire una mappa di punti sopra una cartina. In questa cartina avrò la georeferenziazione delle patologie, ossia un agglomerato di diverse patologie suddivise su più livelli. Quindi posso avere la singola patologia, un tipo di malattia, oppure globalmente tutte quante insieme. Quindi individuare in un'area specifica se vi possono essere problemi o meno, quindi accendere un alert per chi appunto studia queste cose. Con questo applicativo e con questa georeferenziazione posso individuare se ci sono aree più pericolose o meno. Ad oggi non è possibile capire se qui dove c'è l'autostrada, oppure là dove c'è l'inceneritore, qui di fianco ad una statale o là dove c'è un'area industriale, se vi siano problemi più o meno rispetto ad un centro abitato o a una comunità montana. Quindi lo scopo della georeferenziazione è questo, e l'applicativo consente di tradurre diversi dati in una forma visuale utilizzabile da chi appunto ha il controllo del territorio e la sua diciamo tutela. È così facile ottenere questi dati da incrociare per metterli poi nel tuo applicativo? Assolutamente no. Diciamo che il proprietario di questi dati è il Ministero della Salute e questi dati si chiamano schede di dimissione ospedaliera ed è solo una parte dei dati che sono necessari. In pratica sono milioni e milioni di schede con all'interno numeri, date senza un senso logico. Servono... Questo diciamo è il dato sensibile. Sì, diciamo è un dato crudo, senza alcun riferimento testuale che sia comprensibile per l'uomo. E questi dati si prendono da? Questi dati possono essere forniti dal Ministero della Salute solo a strutture, enti del territorio o scienziati che hanno la possibilità di elaborare questi dati in una forma intelligibile e poi renderli di nuovo disponibili al Ministero della Salute e rielaborati. Non possono essere usati a scopo privato e neanche a scopo commerciale. E questo punto entra in ballo il tuo applicativo, cioè nel senso il tuo applicativo traduce questi dati che altrimenti non sarebbero leggibili. Esattamente, li riassocia con altre informazioni fino a creare qualcosa che per l'uomo sia comprensibile e che abbia un'informazione che posso riutilizzare, filtrare, cercare o comunque rielaborare in una forma più logica e umanamente comprensibile. Questi dati, una volta rielaborati, possono essere poi applicati all'interno di una mappa e darmi un'idea, a seconda del territorio, dell'incidenza di una determinata patologia. Cioè, per esempio, se io voglio sapere dei tumori, no? Sì. Tu selezioni la voce tumori. Esatto. E vedo l'incidenza per zona. Esatto. In questo caso non siamo andati troppo nel dettaglio a specificare quartiere per quartiere, ma abbiamo una categorizzazione generale di quello che è la patologia tumori, che chiaramente comprende una vasta gamma di malattie appunto legate ai tumori, che vengono comprese territorio per territorio in base alla loro incidenza, che sarebbe il rapporto tra popolazione esistente in quel territorio e numero di malattie. Ok, per cui se ci fosse una causa scatenante in un determinato luogo avremo un'incidenza che però non vuol dire per forza che ci sia qualcosa. No, semplicemente si accende un alert che dovrebbe dare la possibilità agli enti preposti di effettuare ulteriori indagini. Ok, per esempio io che sono l'ASL vedo che qua verso Cesena non c'è nulla, di conseguenza non me l'armerò qua. Esatto. Me l'armerò qua
dove l'incidenza è più alta. Esattamente. Sommando tutte le patologie comincio a vedere aree che sono critiche e aree che invece non hanno all'interno del loro territorio nessun segnale importante, segnale decisivo. Per cui questo sistema mi pare di capire che è molto economico, perché la spesa sarebbe solamente quella di raccogliere dati che sono già formalmente raccolti. Ma tu questo sistema l'hai proposto? L'hai già proposto? Diciamo che questo sistema in Romagna è stato proposto in tutte le sedi a livello politico. In regione è stato proposto due volte, nella legislatura precedente e quella attuale. È stato proposto al comune di Rimini, al comune di Riccione, al comune di Cattolica, Misano, Sant'Arcangelo. In molti di questi comuni addirittura ha votato all'unanimità, che è assolutamente strano per diciamo un'amministrazione essere tutti d'accordo e concordi nel fare questo tipo Siamo di studi e di analisi. Cioè. Esatto. Però oltre diciamo il manifesto politico non si è andati. Io mi sono premurato anche di fargli avere un'idea di quelli che possono essere i costi e la metodologia per l'applicazione della georeferenziazione, che sono assolutamente banali, anche in commissione con l'USL e altri responsabili del territorio si è parlato anche animatamente su quelle che possono essere le necessità per costruire la georeferenziazione, ma c'è una specie di muro davanti ai risultati che si possono ottenere, un po' di timori su quello che può essere il valore immobiliare, per fare un esempio, ma anche forse la responsabilità di persone che ad oggi e ieri hanno ruoli nell'amministrazione, quindi è molto difficile che venga poi effettivamente realizzata. E forse neanche tanto nascosta questa cosa, che farla vedere a tutti potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema, per qualcuno potrebbe essere anche un vantaggio, nel senso che si potrebbe dimostrare, come dicono, una volta per tutte che l'inceneritore non provoca niente, esatto. Per esempio. Oppure che l'autostrada non è così tanto un problema come qualcuno potrebbe pensare, idem per depositi di carburanti, ma diciamo che con la georeferenziazione puoi andare a studiare anche il singolo incrocio, dal numero di ossa rotte verificate in quell'incrocio puoi capire se è più o meno pericoloso rispetto a un altro, per fare un esempio, ma l'ho presa così per dare un'idea. Insomma, per applicare questo strumento che ha delle potenzialità veramente ampie, siamo ancora una volta nelle mani della politica. Esattamente. Perciò siamo spacciati. Purtroppo, perché poi effettivamente il costo sarebbe praticamente nullo. Abbiamo a disposizione le schede di dimensione ospedaliera, che sono gratuite, accessibili, bisogna solo fare richiesta al Ministero. Altre banche dati che sono libere e accessibili su internet, fornite dalle stesse amministrazioni, come Open Data Regione Emilia-Romagna, Open Data Rimini. Quindi tutti questi dati si possono aggregare e ottenere la georeferenziazione con un costo veramente nullo. Io con il mio computer e 10 giorni di lavoro l'ho realizzata. E poi voglio dire, questo qui è il lavoro sull'Emilia-Romagna, ma potenzialmente si può fare su tutta la nazione e andare a vedere tutta la nazione come sta rispetto a certe patologie. Esatto. Nord, sud, si possono fare un sacco di... Sulla geografia e sulla statistica non ci sono limiti per tutto il pianeta. Va bene, grazie Stefano. Prego, grazie a te.